Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andiamo a preparare insieme le polpette di zucchine e ricotta cotte in friggitrice ad aria. Per prima cosa andiamo a grattugiare due zucchine in una ciotola con una grattugia a fori larghi, poi aggiungiamo un uovo, 100 g di ricotta, aggiungiamo anche 3 cucchiai di parmigiano grattugiato e circa 10 cucchiai di pan grattato. Aggiungiamo un po' di pepe, un pizzico di sale e iniziamo ad impastare il tutto fino a formare un impasto non troppo molle e non troppo duro. Iniziamo adesso a formare le nostre polpettine. Prendiamo il cestello della friggitrice ad aria, adagiamo le polpettine all'interno. Mettiamo un filo d'olio su ogni polpettina oppure lo potete spruzzare e mettiamo a cuocere a 195 gradi per 25 minuti ed eccole pronte, croccanti fuori e morbide all'interno. Buon appetito e alla prossima ricetta. Ciao!